Good morning roleplayer e benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì perché no, anche giochi di ruolo. Questa mattina stavo un po' sfogliando Itch per vedere cosa c'era di interessante. Ma sono io o non c'è una funzionalità per trovare tutte le gem, che ne so, di giochi di ruolo da tavolo, le gem di videogiochi? Non c'è un filtro, secondo me c'è un filtro. Forse non sul sito mobile. Però boh, non riesco a trovarlo. Magari mandatemi un messaggio e ditemi come si fa, perché sono un bambino ignorante. Comunque, stavo appunto sfogliando Itch un po' qua, un po' là, e mi è venuta in mente una cosa. Comincia sempre così. Mi è venuto in mente che Itch è un posto bellissimo, dove c'è un sacco di attività, dove si fanno un sacco di belle cose, però può scaturire un determinato tipo di problema, cioè che si partecipa alle gem senza effettivamente poi avere un gioco, diciamo così, completo. Cioè, mi spiego. Allora, i contest sono posti dove si inviano giochi che per motivi ovvi di tempo e anche poi di review, se c'è da fare una review poi, o comunque se c'è un sistema di ranking, è chiaro che bisogna avere qualcosa di snello per poter recensire il gioco. Bisogna avere dei giochi brevi, non dei giochi da 150 pagine, perché se no non ve lo legge nessuno. Ed è giusto così, è giustissimo così, e quello ci sta benissimo. Anzi, è più bello perché è più facile scriverli, perché bisogna farli corti, e è interessante vedere come in poche pagine qualcuno, un game designer, riesce veramente a dare il senso di un gioco, non dico completo perché appunto non ce la si fa, ma di dare il 90%, il massimo possibile di quello che vuole realizzare come idea, no? Cioè, di dare il senso di aver fatto un gioco con uno scopo, con una fiction interessante, eccetera, eccetera, con delle belle meccaniche e via. Il problema viene dopo. Il problema viene quando il gioco deve essere playtestato. Allora, ci sono delle gem che durano un'eternità. Cioè, io non sono abituato a contest che durano un mese e mezzo, 2 mesi anche, ma comunque solo un mese è già tanto. In un mese uno può anche dire, vabbè, lo faccio, se lo faccio presto lo provo, se lo provo lo modifico e lo rimando. Oppure aspetto a mandarlo e poi fino all'ultimo e dopo lo mando, se è a posto. Per le gem molto brevi qui, cioè per testare è un sogno, tipo il Game Chef, che è un po' il precursore di tutte queste gem, playtestare al Game Chef qualcosa era un'impresa, non dico ardua, perché alcuni ce la facevano spesso, altri addirittura tutti gli anni, però non sempre è possibile, perché in 9 giorni devi non solo aver già fatto il design e aver pubblicato, cioè avere il gioco playtestabile, ma anche farlo sto maledetto playtest. E quindi il problema è che molte gem tendono ad essere basso profilo, cioè inviaci un gioco con questo tema, appunto. C'è review, non c'è punteggio, non c'è nulla. Alle volte c'è solo un giudice che si guarda X giochi, tipo il Business Card Jam. C'è un giudice che prende dei giochi e dice: secondo me questi 3 sono i migliori, e poi questi sono i runner up. Non c'è un voto collettivo, non c'è una revisione, non c'è niente. E alla fine cosa succede? Che se si partecipa a molti di questi contest, che sono facili, nel senso, si prende il tema, si sta lì, si butta giù qualcosa, si spedisce e poi ce ne si dimentica. E qui il problema, che già qui, senza neanche partecipare a tanti in realtà, già qui c'è un problema, no? Perché la scemanda non playtestato, non prova niente di niente, semplicemente qualcosa di buttato su un foglio di carta e inviato. È sicuramente meglio che prenderlo e sbatterlo in un cassetto, sono d'accordo, però bisognerebbe sempre provare a fare il passo successivo. Cioè, se c'è tempo, se c'è 2, 3,
4, 5, 6 settimane di tempo per lavorarci, ok, conviene fare un tentativo, conviene fare una prova e playtestarlo e dargli una dritta, metterlo a posto, no? E vedere se c'è qualcosa che non va e consegnare un gioco il più completo possibile. Questo poi non solo per la gem, ma nell'ottica di volerlo poi eventualmente venderlo quel gioco, perché non sto scherzando, e questo è il punto, ci sono là fuori moltissimi giochi in vendita che non sono neanche mai stati riletti, che sono stati schiaffati direttamente sul, figurarsi, playtestati. Ci sono giochi che sono stati schiaffati sul contest, sulla gem, senza remore, messi a 5, 10, 20 euro. E cioè, uno che paga si aspetta di vedere qualcosa di quantomeno funzionante, cioè che almeno gira, poi magari fa schifo, ma almeno gira. E molto spesso non è così, perché non c'è una garanzia se non l'hai playtestato, e questo è un problema. E qui volevo arrivare. Non si può, almeno io penso, che non si debba dover pagare per un gioco che praticamente non è finito. Cioè, è solo iniziato, oserei dire, perché senza il playtest un gioco di ruolo non è un gioco di ruolo. Nel senso, sì, magari funziona, wow, botta di culo, sono un genio, sono bravissimo, riesco a fare un gioco senza playtestarlo. Però capisci che, cioè, o è una botta di culo o è una botta di culo. Cioè, bisogna assolutamente playtestare se si vuole vendere qualcosa. Tu cosa ne pensi? Pensi che c'è magari una cifra sotto la quale, ma sì, dai, posso mettere 1-2 euro e comunque non ti do nessuna garanzia? Oppure ci vuole un minimo di onestà e dire, no, se lo faccio pagare deve essere quantomeno un prodotto finito. Poi magari l'esperienza non è delle migliori, magari il gioco ha bisogno di essere espanso, smussato, limato bene, però almeno funziona, c'è, gira. Tu cosa ne pensi? Voglio sapere il parere, perché è un argomento che so che alcuni sono triggerati. Danielino, questa cosa qua lo fa triggerare, e sono d'accordo con lui che effettivamente se faccio pagare. Ma anche in generale bisognerebbe sempre provare a fare il playtest, soprattutto per queste gem lunghe, 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 lunghe. Perché se una gem dura una settimana, ragazzi, non ci sono santi che tengano. O 3-4 giorni, non ci sono santi che tengano. Non si può playtestare. Cioè, non si può pretendere che ci sia del playtest. Poi magari uno ce l'ha fatta. Bene, e con questo io ti lascio. Noi ci sentiamo domani mattina, sempre con Jack della ciurma di GDR Unplugged. E che tu scriva giochi senza playtestarli o no, c'è una brutta persona se non li playtesti. Rock and roll play.